Queste qua sono aziende, ragazzi. Queste aziende qua danno solo soldi, non gliene fotte un cazzo. Noi artisti non veniamo mai, mai, mai presi sul serio. E a me va bene. Ma contrattaccheremo con la stessa moneta. Prendiamo in giro, imbrogliamo, mettiamo. Macchiamoci di bugia, non ci fa niente. Non possiamo battere le aziende grandi, soprattutto quelle cinematografiche. Non possiamo niente contro di loro. Perciò mentiamo! Ma l'arte bisogna seguirla naturalmente? No! Mentiamo, imbrogliamo, fino a che moriamo. Facciamo credere a tutti tutt'altro. Soldi maggiori di rispetto, bene. Ma anche se mi danno 10 euro, non è che non è neanche una questione di... Ma solo il fatto che sì, che vengo pagato per prendermi... Porca! Scusatemi ragazzi, ogni volta che entra gente particolare in live devo un attimo lavarmi. Grazie, grazie. Perché deve entrare nel mio cazzo? Non entrare. Non entrare, Victor. Non entrare in live da me. Victor, non entrare in live da... Non farmi raid! Non farmi quei cazzo di raid! Non ti voglio, non ti vogliamo! Che puzza! Puzza!
Arrivo, raga. Grazie. Grazie a Holy Master Mike, Zegar98 e Antocat per gli abbonamenti. Per non parlare dei 30 bits, donatemi da Liscia98, che cuccione si è pulito per apprendere meglio per il suo amore Victor. No. 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 Non è per questo. Victor, sei mia madre. Vogliamo Victor. Marco, ti dovevi lavare anche il culo. Però non posso in cam. Secondo me lo scherzo più bello che hai fatto è stato quando hai messo la cacca nella confezione del tè a Daniele. Grazie. Beh, dai, almeno ora non hai caldo, no? C'è molto caldo qua a Milano, quindi diventa caldo 2 secondi dopo esserti lavato. Victor, nuovo membro dei Poltergeist. Marco ci fa. Magari facciamo una collab sul Mary Act, Victor. C'è ancora quel pezzo di merda, ve lo dico. Di merda. Dimmi che non c'è, dimmi che non c'è. C'è. Io porco. Sdrugolino ha donato 2 euro. Baca Victoriano. Certo, baga Vittoriano. Oh. Baga. Questo è il baga Vittoriano. Sei geloso di Victor, neanche per il cazzo, sporco. Victor re di tutto, va bene? Lo sapevo già al primo secondo. 30 anni. 33! Assurdo, quando vedo un 8 nel vostro cazzo di nome mi spavento che sia a scrivere quel bastardo. 33 fra poco. Al 25 luglio ne faccio 33. E voglio un sacco di abbonamenti quel giorno. 33 gli anni di Cristo. È proprio lui. Uomo cacca ha cacato. Sì, metaforicamente. Geloso solamente dei CPM. Sono molto geloso e invidioso dei CPM. A me sembra un po' invidioso di Victor. Sì, ma l'ho detto in una maniera. L'ho detto palesemente. L'ho detto palesemente, certo, ma chi non sarebbe invidioso di una vita dove non si fa niente e si ottiene tutto? Ragazzi, lungi da me nascondere, soprattutto a voi bastardi, che donate soldi, soldi veri per canali come il mio, la verità è la verità che certo che io invidio Victor. Certo che l'ultimo Iron Man non aveva gli stessi colori del fumetto, 2000 euro. Mamma mia! Cioè, guardate quanto ho faticato su Satispay. Mio fratello si è spaccato la testa per quel cazzo di video. Per il denaro. Per il trattenimento, per lo show. Arriva Victor? Solo per non lavarsi il Pantene da 500 euro all'anno. Sapevo che dirlo. E di Frusciante, che ne pensi? Frusciante è un grande. Qualsiasi altra persona che parli di film che non sia Vittorio è un grande. Cioè, Marco, vuoi mettere il mondo del cinema, aprire YouTube e trovare minimo 3 video identici di persone diverse pubblicati nello stesso momento su Kraven, il cacciatore amico degli animali. Neno 94, grazie all'abbonamento. Sentire sempre, no, perché l'ultima caccia di Kraven è il ciclo narrativo migliore. Sembra che reciti un copione. Anche a te queste cose snervano tantissimo, ragazzi. Io penso che. Oh, Nerd Movie Production, ragazzi, abbiamo con noi il miglior recensore di movies italiano. Praticamente, ho sempre, ogni 3 giorni faccio questo sogno che c'è Nerd Movie Production. L'ultima volta ci siamo visti all'experience di Doctor Strange, nudo sul letto così. Allora, toc toc toc, si può? Si deve, non si può. Oh, chi è? Victor Laszlo entra, strisciando perché lui comunque è un verme. Entra e praticamente gli succhia il cazzo.
al nerd proprio dentro. Ancora, signore? Quando dico basta, finisci. Anzi, continui pure se dico basta. Certo, certo. E praticamente continua a scaricare. Nerd Movie Production, miglior recensore. E comunque non ho detto che è un succhiacazzi Victor Laszlo. Ho detto che è un mio sogno. Questo è un sogno che ho fatto. Dio santo. Beh, vado a guardare il video di Victor a dopo. Va bene. Otto di Pompino. Victor in. Ma mi ha fatto il cazzo di ride prima, ragazzi. Che vuol dire in? È in da 3 ore. Che schifo, però è in. Pensi di Kal-El. Kal-El è quello là di Star Wars? No, Kal-El. Non so un cazzo, Suri. Non fare quella merda di faccia perché la vedo già. È uno youtuber, non lo sapevo. Ma sto Kal-El mi ricorda qualcosa. Può essere che mi ha insultato un giorno? Ci ha fatto un video di Pumplings? No, non l'ha fatto. Intelligenti. Nell'ultimo periodo comincio a sentirmi sempre più scammato dalle serie Disney Plus. Mi sembra che abbiano quest'ottima capacità di portare in tavola un ottimo pilot, un'ottima prima puntata sulla maggior parte delle loro serie, per poi però fare sempre più fatica a soddisfare. Chi si mette lo screensaver come desktop è fottuto nel cervello. Non ci sta col cervello, non ci sta con la testa. E ucciderà qualcuno. Andiamo avanti. Suddette aspettative man mano che la serie va avanti. Per carità, non ritengo che Obi-Wan Kenobi sia stato un disastro totale come è stato Moon Knight per me, ma credo che sia innegabile che ci siano stati sì tanti alti, ma anche tanti bassi. Come dicevo, per me la serie era in realtà partita molto, ma molto bene. E io credo che Anakin per quella volta che ha ucciso dei bambini innocenti, e per farlo ucciderà dei bambini innocenti! Bravo, sembra un bravo. Mi dà un po' fastidio lo screensaver, ma ognuno il suo. Eterni di Sunrise, smetti tanto. Perché stiamo vedendo sta monnezza? Pacic, cerca di un attimo di non insultare. Non è perché non sei tu, allora devi insultare, coglione.